Capisco l'amarezza del pubblico di Marsala, dei giocatori del Marsala, però credo che il risultato più giusto sia quello di equilibrio, quello di pareggio, anche perché le due formazioni si sono affrontate a viso aperto. Primo tempo un po' più il Marsala, secondo tempo noi potevamo anche fare gol, però alla fine credo che lo 0-0 sia il risultato più giusto. Aspettavo una partita del genere, sapevo che loro ci aggredivano nei primi minuti. Ho messo, devo essere sincero, una marcatura particolare su Giardina, che è l'uomo fondamentale del gioco del Marsala, quindi forse credo che abbiamo attutito un pochettino le giocate del Marsala. Ripeto, noi il nostro campionato è quello di una tranquilla salvezza, adesso ne mancano 35 e speriamo di raggiungerlo il più presto possibile. Mi sono reso conto subito che il passo di Riccobono era diverso da quello di Alagna, quindi ho deciso di spostare due esterni bassi e poi successivamente ho spostato anche quelli alti. Credo che alla fine la mossa è risultata giusta perché abbiamo pareggiato, poi se si perdeva col rigore al 90esimo forse qualcosa era da rivedere. E ripeto, noi se ci credevamo un pochettino di più l'ultimo quarto d'ora potevamo anche vincere la partita, però ripeto, il pareggio è il risultato più giusto. Ma dopo il rigore al 90esimo fallito dal Marsala credo che stasera dormirò sogni tranquilli. Meno male che nel calcio esiste una giustizia, perché un calcio di rigore al 93esimo in 17 anni di carriera non mi era mai capitato. A 32 anni un fallo del genere non l'avevo mai visto. Quello di solito un arbitro normale fischia, carica il portiere. Comunque alla fine è andata bene, e niente, possiamo soltanto ringraziare le nostre forze, perché veramente abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, costruita veramente con giovani che hanno tanta voglia di dimostrare e con pochi fronzoli, pochi nomi altisonanti per riempire gli stadi e per fare marketing. Ma è normale, è difficile giocare in una piazza come Marsala. Forse sono stato uno degli ultimi a vincere qualche cosa a Marsala. Sono stato trattato anche un pochettino, sono stato bistrattato da una frangia dei tifosi, mi dà fastidio perché per quello che ho dato, per come mi sono sempre comportato. È difficile giocare con queste pressioni qui a Marsala, quindi magari qualche giocatore non è abituato a determinate pressioni. E in campo si è visto il loro nervosismo, si è visto che giocavano all'antica, palla lunga e cercare qualche cosa che potesse succedere in aria. Noi siamo stati bravi a controllarli, veramente. Voglio fare complimenti ai miei compagni di reparto e tutto lo staff del Mazara Calcio, perché veramente stiamo costruendo qualcosa di importante, zitti, senza proclami e con i piedi molto per terra, a differenza di qualcun altro che magari gioca con i proclami e gioca con i marketing. E anche perché se guardiamo la classifica, forse il Mazara era primo in classifica con 6 punti, quindi andare a dire qua che il Marsala oggi doveva fare una passeggiata mi sembra un'assurdità. Abbiamo fatto una bella partita, un derby, sappiamo che i derby sono difficili da affrontare perché nessuno vuole perdere. Un buon Mazara, un buon Marsala a mio avviso, purtroppo non si è concretizzata l'ultima palla gol che probabilmente ci assegnava i 3 punti, che forse diciamo ai punti erano leggermente più meritati da parte nostra, quindi non è successo, pazienza, abbiamo 3 punti, dobbiamo pensare che davanti ci sono ancora 27 partite, il campionato è lungo e ovviamente il Marsala è una bella squadra che può dire la sua in questo campionato. Visto, ripeto, una partita combattuta con un Mazara messo bene in campo che ha lottato dal primo all'ultimo minuto, la stessa cosa ha fatto il Marsala, ovviamente qualche leggera occasione a favore nostro non concretizzata, anche il Mazara ne ha avuta qualcuna, penso che sono le classiche partite dei derby che sono brutti di affrontare, quindi ripeto, il Mazara il morale alle stelle con 6 punti in 2 partite, noi in 2 partite abbiamo fatto 2 pareggi, altre 2 in Coppa, magari il morale non è altissimo, non siamo riusciti a vincere, ripeto, per me non è successo niente, è una partita normale, dobbiamo pensare subito all'altra perché il campionato è lunghissimo. Penso che serve un attimino di fortuna e sbloccare il risultato e mettersi per una partita con la tranquillità di poter affrontare una partita in vantaggio. Ancora non l'abbiamo fatto, purtroppo c'è qualche elemento che ancora non ha trovato la migliore condizione e sono convinto che nel proseguo del campionato, già a partire da domenica, questa cosa succederà. Ma mi sembra che non possiamo parlare di un allenatore che sta facendo male. Ovviamente non ha fatto benissimo, ma non vedo nelle caselle delle sconfitte nessuna sconfitta. Ovviamente non ha vinto, ma non ha neanche perso, quindi siamo tranquilli, sereni, abbiamo una grande società con un grande presidente, dobbiamo stare solo sereni e pensare a rimboccarci le maniche e a fare già da domenica quadrato e vincere la partita contro il Kamarat.